Allora, premesso che la cambiale è la prima forma svincolata dal concreto di pagamento, tant'è appunto che si usava la nota di cambio per utilizzarla come pagamento per andare in posti, attraversare posti poco sicuri dove c'era il rischio di essere assalita dai briganti. La gente si portava la lettera di cambio, bella, c'era attaccata col timbro della banca o del banchiere privato che c'erano allora, e da lì poi andava, da Liverpool a Venezia a vendere la lana, e se comprava, le sete che venivano dall'Oriente, con questa nota di cambio che si usava normalmente andando dalla filiale del banchiere che stava a Liverpool, che era il corrispondente, che stava a Venezia, e la si cambiava, no? All'inizio succedeva questo, ma poi si è trovato molto più utile, quindi, che invece di andare in giro con l'oro, anche a Venezia soltanto, per andare qua e là, uno, se doveva fare un pagamento, si faceva fare 2, 3, 4, 5 note di cambio per l'importo esatto che doveva comprare, e poi andava e utilizzava direttamente questo pezzo di carta, carta pecora, col timbro caldo del banchiere che aveva messo in porto, eccetera, eccetera, e quindi veniva poi utilizzata come un titolo a tutti gli effetti, un titolo al portatore, quindi poi nessuno andava a cercare i soldi in banca per cambiare, o dal corrispondente dove era. E da lì poi è nato la riserva frazionaria, non entriamo nel dettaglio, ma comunque per dire che la cambiale quindi è la tesiniana della moneta. Perché? Perché rispetto a, allora, le monete sono state un'evoluzione della cambiale. Perché? Perché nella cambiale ci sono 10 elementi che contraddistinguono il titolo, l'essenza del titolo. L'essenza del titolo è il concentrato giuridico che dà titolo appunto a questo pezzo di carta per essere portato eventualmente in qualunque consesso e fatto valere, anche in tribunale, no? Ovviamente. Quindi nelle monete poi si è standardizzato quello che invece nella cambiale era fatto a mano, nel senso che c'erano degli spazi, inizialmente era tutta scritta a mano ovviamente, però poi dopo hanno cominciato a standardizzarla, come anche noi oggi la cambiamo, perché la cambiale attuale è partita nel 1933, quindi esattamente come la vediamo noi, e quindi c'era questa standardizzazione della cambiale in maniera definita e univoca, e quindi c'erano gli elementi della firma, perché deve essere firmata, deve esserci l'emettitore, deve esserci il numero di serie, perché dal numero di serie si risale alla data di emissione. Non c'è ovviamente la data di scadenza, perché la data di scadenza non serve in un momento in quanto è in eterno in circolazione, no? Finché non si deteriora, non viene sostituita, si mantiene in circolazione. Tutti gli altri elementi che sappiamo, il valore, l'entità del valore, la di facciata, eccetera. Che cosa è successo quindi? La cambiale, allora, la moneta è diventata il sostituto della cambiale ed è quella che poi ha preso piede ed è stata mantenuta in piedi ed è ancora in piedi in pochissimi stati nella sua valenza di facsimile della cambiale, quindi titolo a tutti gli effetti. Perché? Perché per esempio vi ricordate che sulla lira, sulle lire, 1000 lire, 500, sulle 1000 lire, 10.000, 5.000, eccetera, c'era scritto a vista pagabile al portatore.